Buondì ragazzi e ragazze e Storm, che è un genere a parte. Come state, miei cari amici? Io sto bene. Benvenuti all'ultimo episodio di Super Princess Peach. Speriamo che non salta fuori altra roba post game, che di cui non sapevo niente. Allora, io direi di innanzitutto saluto i nostri, c'è Zache, Iper, Duraner, il settaccio Lercio, bel nome, Tony, Storm, that's it. Si sente ragazzi? Ok, approfittiamo di questo discesimento della musica. Hello, eccoci qui. Taradara. Perché siamo a Rocca Bowser? Perché voi non lo sapete, ma tra ieri e oggi ho completato tutti i livelli precedenti. Ehi, ciao Let's Play Nintendo Vita. Poi ho visto che c'era da ribattere Bowser e ho detto, beh, perché non diamo a questo stream finale wow, sento un formidabile potere. Eh no, schermi, hai ragione, schermi. Ehi Fraco, piacere rivederti anche dopo questa pausa, in questo ultimo episodio. Stavo dicendo, ho pensato di rifare la battaglia di Bowser, visto che è necessario, e appunto dare un tocco di finale, questo finale, anche se sarà la prima cosa che facciamo, ma la coerenza è brutta. Comunque vorrei farvi notare che anche i pallini che collegano i livelli nella mappa sono vivi, ogni tanto uno spunta fuori. Adesso finché non succede non inizio. Ecco, vedete? Sono come dei vermetti. Ok, vi farò vedere quanto è bello poter saltare il minigioco. Beep. Ah, meraviglioso. E dai, rifacciamo questa battaglia con Bowser. Cosa mi raccontate di bello, miei cari amici? Vabbè, non leggiamo il dialogo perché l'abbiamo già visto. Ciao insettaccio, no, non sono lo stesso streamer di ieri, sono come, l'altro, quello di ieri penso fosse Storm. E sì, perché siamo un collettivo. Esatto Zache, hai introdotto il discorso, stasera alle 21.30, mi raccomando, ci sarà un altro streamer ancora, il nostro amico Ittio, che porterà i nuovi percorsi di Mario Kart 8, che verranno aggiunti oggi, tra un'ora, tipo. Quindi, mi raccomando, se vi va, venite a vederli. No, oggi, Duraner, non domani. Andiamo al tempio di Sfoggi, perché domani e non oggi? Vabbè, questa battaglia l'abbiamo già vista, è un po' Smartel Koopa. Speedrun! Speedrunissimo! Attenzione! Speedrun! Speedrun! Che
riempiamo anche di soldi colpendo i nemici. Dove è andato? Oh. Ehi, ma... Signore, ma... Che corse fa? Ma sono troppo veloci. Ok, chiedo scusa per la laggata che ho visto da OBS che c'è stata. E continua a esserci. Ogni tanto non posso farci assolutamente niente. Mi dispiace. Sì, questo gioco è un platformer e questo è il boss finale, ma puoi recuperare le altre parti dal nostro canale di YT. Thank you, Bowser. Grazie, Tony. Buono, non si può colpirlo mentre salta. Bravo, corri dalla parte sbagliata. Bowser contento, e adesso Bowser triste. Oh, i martelloni! A proposito di martellone, chi è in hype per la nuova stagione di Boris? Io sì, speriamo che sia bella, diciamo. E Bowser arrabbiato, lui è cursed? No, perché questo è un arrabbiato con due R. Wow, completamente battuto, non c'è una seconda fase, no. E questa è l'emozione ingigantito. Paravan. Buon pomeriggio, Matteo. Era con le bombe, con il timing, giusto? Sì. Il boss faccia enorme con mani enormi. In effetti, è un modo, non lo so, originale circa di fare un boss in un gioco 3D. 2D, scusa. No! Oddio, cosa ha fatto? Cos'è? Cos'è? Bowser, cosa hai assunto? Perché facevano così i suoi occhi? Non l'ho mai visto. Ho paura. Sanfon ti ricorda Banjo-Kazooie. Non avevo mai pensato a questo parallelismo. Ok, non ho capito se... Il primo attacco adesso è sempre così, o se è, ecco, o se semplicemente se è una cosa del rematch, o se semplicemente non mi era mai capitato nella lotta prima. Ok, Bowser, parliamo di questa tua congiuntivite blu, ecco. Ah, come on. Ma come on. Oh, stavolta non l'ha fatta però. Ok, inizio a non capire più niente. A volte la fa, a volte no. Gli occhi satanici.
Ah, faccio troppo tardi. Allora. Senti coso. Bravo. Difficile. No, è solo. È solo il timing che è un po'. Oh no. Oh no, non ho il fuoco per distruggerlo subito. Come faccio? Devo fare così. Non recuperare vita. No! No! Vabbè, l'avete visto. 100%. Devo far vedere anche lui che recupera. Come on, ma non mi prendere. Ma non mi prendere. Ok, poca vita. Ok, poca vita. Giusto, hai ragione. Soffrire le bombe. Non ci avevo pensato. Aia. Facciamo tre bombe. Perché no? Sono anche più veloci i martelli. Ok, questo è l'unico boss che in cui cambia qualcosa nel rematch. Beh, è servito molto a assorbirla. I veri gamer non usano la rabbia. Yeah! Grazie del beat e del curati, Tony. Se fosse possibile, lo farei. Ma non è possibile. Il mondo è un posto duro e violento, dove vige la legge del più forte. Come on! Perché mi prendi per... Ah, yes! Bowser è rimorto. Beh, è stato un bello stream, vi saluto. No, riguardiamoci la cutscene perché è carina. Quei PG senza tappeto che dicono ben fatto. Vediamo lo sprite super carino di Mario e Peach. Bene, gag a spese di Luigi. Non si possono saltare i crediti perché Nintendo. Parararam. Sì, mi è piaciuta questa avventura. Preferirei poter skippare i crediti, ma... Vabbè, tanto che ci sono i crediti. Ma quanto caldo fa, ragazzi? Io sono stato 10 giorni in Germania, là... Un paradiso a confronto. Anche se era pieno di api per qualche momento. Se faccio l'erto, a chi si gioca dopo questo? Dopo questi crediti vi farò vedere tutti i puzzle e i minigiochi, così da avere il real 100%. E se intendi cosa si gioca dopo questa serie, io ancora non lo so. Lo vedremo. Ciao Andri, buongiorno anche a te. Tony, da me sono sui 34 gradi, ho guardato prima. It's pretty hard. Ciao Francis, come va? Germania erano massimo 30 quando c'era proprio il sole forte. Il primo giorno ha preso proprio freddo, non era neanche 20 gradi, c'era il vento polare. E Francis, sto parlando proprio del freddo polare che c'era ad Amburgo. Da Jan Peitzmeier, il traduttore tedesco di questo gioco. Mi
chissà chi è Sofia Marin AG. No, Andrew, non mi sono messo la felpa perché non ce l'avevo. Avevo solo la maglietta e i pantaloncini. E mi sono preso il gelo più totale. Hai fatto Super Mario Bros. E Super Mario Bros. 3 per NES. Intendi nella mia vita o in streaming? Perché nella mia vita sì, ho giocato a quei due giochi. Se intendi come streaming, PG. Ok. Ora che abbiamo fatto tutto, è forse apparso qualcosa? Grazie, Henry, molto carino. Che non c'è ancora tutto. Raku, esperta del gioco, perché non c'è ancora l'articolo misterioso? Sì, grazie. Ah, no, non li ho fatti i puzzle. Hai ragione, dovremmo farli. Allora, facciamo i puzzle. I brani, credo di sì. Andiamo subito a vedere. Yeah! Guardate la band completa. Sì, ci sono dei minigiochi che adesso vedremo. Minigiochi li faremo adesso. Ok, non sapevo andassero fatti prima di comprare quella cosa. Cos'è Overture 1, 2, 3? Cos'è sta cosa? No. Sarebbe carino se facesse un loop invece di farmi premere ogni volta. Vediamo tutte le voci Peach. Overture scritto pure male. No, è giusto così. Overture. Quando qualcuno si iscrive al canale, cosa? Nintendo? Oppure... Yes! Oppure... Mario! Oppure... No! No, qualcuno si è iscritto! Che sì! Comunque mi piace Persona 1 e Persona 2. Sbaglio o deve uscire Persona 5 sullo Switch? E con questa battuta, ditemi, prima i minigiochi o prima i puzzle? Forza, decidete. Voto, dov'è il sondaggio? Qualcuno crea il sondaggio. Para. Grazie al sondaggio, voto anch'io. Che voto però. Voto quello in svantaggio. Oh no, sono pari. Presto, qualcuno voti. Qualcuno aggiunga la voce velocità. No, scherzavo. Va che vi blocca se lo dico. No, no, è pari! È pari! Qualcuno voti! Oh no, è di nuovo pari! Qualcuno... Troppe persone hanno votato! Oh man! Prego, ultimi secondi! Se no decido io. Yes! Ok, Paso! Ha vinto Paso! No, no, è tornato pari! Va bene! Vabbè, che dire?
Vabbè, l'ultimo a essere in vantaggio è stato Puzzle, quindi facciamo il Puzzle. Dunque, questo l'avevamo già fatto, quindi... Let's go! Puzzle B. Speriamo nella cooperazione del nostro amico originalissimo DS. Bisogna iniziare dai bordi, mi raccomando, ragazzi, anzi dagli angoli. Questo puzzle rappresenta il bosco bufoso, il secondo mondo di questo delizioso giocherello chiamato Super Princess Peach. Questo mondo è famoso perché contiene i blocchi di Hosni, che sono molto bizzarri e non hanno un vero senso di esistere. Vedete? Io sto cliccando come un forsennato, ma questo coso non vuole girarsi, ok? Si è girato. Un minuto e 04. Ok. Lo so, dai. Riusciremo a farne uno sub un minuto. Puzzle C, Ululo. Dai, sub 1, via. Col bu. Peach che vede un bu. Vai, qui. Devo andare a occhio. Sarebbe bello se funzionasse. Ok. Ok. Ok, bisogna cliccarci un numero indeterminato di volte. E con cliccarci intendo toccarli con lo stilo dell'originalissimo DS che sto usando. Come on, con calma. Mi raccomando. No! Senza chiudere la finestra. Con calma. Non ci corre dietro nessuno. A parte il tempo. Yeah! 48 secondi. Yeah! Puzzle di Furia. Bowser's Fury. Bisogna... Sub 30 secondi. Non ci spererei con questi controlli, però... Potrebbe succedere. Non mi ricordo, hanno più livelli di difficoltà questi puzzle? Francamente spero di no, perché, you know, il gioco è bello finché dura poco. Ok, solo un livello, bene. I minigiochi invece, vabbè, ma almeno lì il gameplay è un po' più di cliccare come dei pazzi. Se mi sentono pensano che ho la ludopatia da quanto sto cliccando. Vabbè, questo sub 1 ce lo sogniamo. Dai, 1.04. Sub 1.10. Alright, so I guess it's time for some donations because I'm making the puzzles, my speedrun puzzles. Ah, che bello sto mondo, il mondo del mare. Ok, sono più piccoli. Sono molto più piccoli. Vabbè, siamo nella seconda pagina. The kids' gloves are off. Perché sto mettendo questo tassello a caso, senza... guarda, sono attaccati! Cosa sta facendo? Non puoi fare come nei puzzle veri che li attacchi. Li attacchi separatamente, poi...
Ok, sono contento che non ci sia un altro livello in cui è ancora più difficile. Ce la faremo? Poteva andare peggio? Poteva essere un gioco del 15? Avete presente? Io non li so fare. Io quelli non li so assolutamente fare. Se anche voi odiate il gioco del 15, non lo so, iscrivetevi. Ok, se invece dei puzzle ci fosse stato il gioco del 15, intendo quello scorrevole, non so se mi sto spiegando. Invece del puzzle ci fosse stato quello, sto cliccando. Grazie. E Zach, è quello dove devi scorrere le tessere per comporre un'immagine e c'è uno spazio vuoto. Se girassero i pezzi, piuttosto se rispondessero a me quando li clicco per girarli, è forse perché muovo leggermente il cursore, quindi lo percepisce come uno slide e non come due tocchi. Due minuti e venti, che orrore, mi vergogno. Ok, dai, ho trovato un metodo forse. Ah, anche nell'originale è un po' buggata sta cosa. Ok, sembra strano, sembra che ha la spalla troppo vicina alla testa. So che non è la sua spalla, è solo questa. Non si possono ruotare con L o R, non credo. Questo è un gioco per il DS, dovevano flexare le mirabolanti capacità del touchscreen. Eccoci qua, 3.04. Poteva andare peggio. Ah, a proposito, non l'ho detto, ma non so se questo stream durerà le solite 2 ore. Potrebbe durare anche meno, se finiamo prima. Puzzle F, Nivea, la crema. Peach che piange perché è stata ricoperta di neve. Forse perché le è caduta una valanga addosso e tutti i suoi amici sono stati sepolti. Ma tranquilli, i suoi amici erano Todd, quindi nothing of value was lost. Sono bravo con i puzzle. In realtà nella vita reale è tanto che non faccio un puzzle di quelli seri, tipo quelli a 100 più pezzi. Mi piacerebbe, sarebbe carino ogni tanto. Super Princess Peach è uno dei miei giochi preferiti, ma non direi uno dei miei giochi preferiti, semplicemente ho voluto portarlo perché è uno spin-off di Mario poco conosciuto ai più, che non era ancora stato portato in live qui e che molti ricordano con affetto, me compreso. Non è che lo odio, ma non ci giocavo da tanto prima di queste live. Dai, questo alberello, questo pino abete. Poi i puzzle hanno tutti questi pezzi uguali e uno si scoraggia un po', diciamo. No, vedete? Ricordo da piccolo avevo fatto con mio padre un puzzle molto grande che era un mappamondo, praticamente. È stato divertente, di quei puzzle sferici.
all'attenzione di un bruco in apnea. Mi piace come metafora. Questo spruzzo di lacrime di piccia. Esatto, è molto diverso da un gioco di Mario. Cioè, non solo perché c'è Peach ovviamente, ma proprio un feel diverso dal tipico 2.46, vai, dal tipico platformer 2D, che comunque questo era prima o era contemporaneo, insomma, New Super Mario Bros., quindi non è che c'era ancora uno standard. Puzzle G, tranello. Two, one. Sti girasoli mai visti nel gioco. Sembrano un po' i girasoli di Mario Sunshine, no? Non è vero, non ci assomigliano perché non hanno la bocca, ma per me qualsiasi girasole è il girasole di Mario Sunshine. Anche quelli nella realtà. Oh, guarda. La realtà ha fatto un riferimento a Mario Sunshine, che strano. Sto sole. Allora, questo è un angolo. Credo che non si attacca, era. Ha la testa troppo grande, Peach. È innaturale. Non per dissare il character design di Nintendo, ma Peach ha effettivamente la testa troppo grande. Questo gioco ti dà l'opportunità di vedere le potenzialità di Peach. Giusto, un po'. Esatto, il fumetto intende dire Super Mario Adventures, quello lì di Nintendo Power. Giochi di nuovo? No. Poi ci sarebbe un po' da discutere se. È giusto che le personalità di Peach sia un ombrello e gli sbalzi d'umore, però. Però diciamo che sì. Quello che non fanno i giochi lo fanno gli altri materiali. A proposito, ho finito di leggere Mario Bros. Manga Mania. Comunque questi sono palesemente i due Goomba di Paper Mario, insieme a un terzo Goomba allegro. L'assistente in vacanza, sì, Zache, che tra l'altro ho sentito dire che non c'è stato lo stream di Fratelli nel Tempo negli ultimi giorni. Quindi, cioè, sono proprio degli impostori questi del Mario's Castle. Meno male che Peach è una serie regolare, non ha mai subito pause. Comunque, tornando a Mario Bros. Manga Mania, l'ultima storia che hanno messo nel volume, onestamente non mi aspettavo di vederla. Cioè, non mi aspettavo, non la conoscevo, non mi aspettavo che esistesse. Una cosa del genere, senza fare spoiler, diciamo che prende spunto da una vicenda personale
dell'autore, anche abbastanza pesante. E boh, sembra strano che Nintendo abbia detto: ma si usa il manga di Mario per parlare di questa cosa. Forse veramente pensavano che non l'avrebbe mai letto nessuno fuori dal Giappone. E hanno lasciato più carta bianca. Poi chiaro, magari negli ultimi anni si sono stretti anche su quello, perché non ci sono proprio storie tratte da giochi moderni nella raccolta, solo un'illustrazione dai capitoli di Mario Odyssey in cui si vede Cappy. Però vabbè. Ah, non trovavo più il pezzo mancante per un momento. Voilà! Abbiamo fatto anche questo. Bene, abbiamo fatto i puzzle. Direi divertente, il mio indice destro è molto contento. C'è un Todd! Tanti Todd! Parrysul che corre in giro come un pazzo furioso. Mastro Todd. Ok. Mini giochi. Quindi bisogna fare i mini giochi per far apparire una cosa. Ma no, infatti, perché non dovresti correre in un museo? Ok, ovviamente voi non vedete l'immagine che lampeggia all'interno della bolla, però questo è al balzo. L'uno l'abbiamo fatto. Andiamo dal 2. Giusto, era quello di Google Chrome. Allora, fatemi riporre un attimo il controller. Let's go! Ma quel Todd che prega non è preso da un artwork? Non lo so. Ah no! Bisogna soffiare! Non bisogna premere! Ah! Questo è un Todd che scappa da Storm. Marghi brutto. Doppio marghi brutto. Esatto, il giochino di Chrome. Papara pam. 20 monete. Esatto, Toggle Chrome, Google Todd, qualcosa qualcosa. Riproponiamo l'esperienza originale del gioco. Sputacchiare su tutto lo schermo, se no non è un vero per... Ok. Ok, non sempre rimane per aria come dovrebbe. Doing. Un po' una palletta dover uscire ogni volta. Todd che saluta. 2, 1, via. Una cacchiata anche a livello 10. Beh, se il nostro originale Nintendo DS collabora, lo sarà sicuramente. Sai perché fa quel suono quando supera un nemico? E non c'entra niente, ma sti livelli mi ricordano Ring Fit Adventure. Sarà perché si corre e si salta e si fanno cose mentre si corre. Tramonto? Attenzione! Ma fa un leggerissimo verso da Todd quando salta. Sentite? Ah, no! Cosa è successo? Comunque bella espressione, Todd.
Boh, sarà perché ci ho giocato stamattina Ring Fit, quindi ce l'ho in mente. Ma sì, è l'unico gioco dove si corre e salta. O meglio, dove si salta mentre si corre. Ok, stavolta ho premuto, ma non l'ha fatto. Cominciamo. 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 Stavo leggendo la chat, direbbe Storm. Ciao Matteo, è stato un piacere. Sono Storm. Ah, ho mentito, in realtà sono lo stesso streamer di ieri, ovvero Storm. Ok, basta distrarmi. Stavo leggendo il beat mandato da Tony in cui mi dice stavo leggendo la chat. Oh, mi spiace, un settaccio. Beh, adesso stiamo facendo i minigiochi. E questo livello in particolare l'ho provato una quantità vergognosa di volte perché ha deciso che non vuole più collaborare. L'originalissimo Nintendo DS. Sentite il mio dito che preme il tasto su cui è mappato il microfono? Dito dell'originalissimo DS, intendo dire. È che io purtroppo sono nato senza polmoni e quindi non posso produrre il soffio per il DS, quindi ho dovuto farlo moddare da un artigiano giapponese per... Che sto dicendo? Che cazzo sto dicendo? Ah, yes. Come funziono senza i polmoni? È molto difficile. Respiro attraverso la pelle come le rane. Non è vero, le rane hanno i polmoni, ma respirano anche attraverso la pelle. Oh no, Todd mangiato da una pianta. Piace pensare che stanno mandando Todd a correre in terreni sempre più pericolosi nella speranza che ci rimanga. E invece lui ce la fa tutte le volte. È perché c'è troppo arancione in questi livelli. Non riesco a giocare bene. Vero, dov'è Storm? Oh. Ehi, ciao Nico. Aiuto! Aiuto! Troppo... No! Pungimatic. Mi hanno fregati. Magi sta facendo l'opposto di leggere la chat. Ok, prima di iniziare a morire, stavo dicendo, quando salta fa un leggerissimo verso da Todd, provate a sentire. Fa tipo... Probabilmente hanno abbassato al massimo il volume di questo verso. No! Oh, adesso è notte. La notte, certe notti per correre in giro e saltare le piante piranha. Beh, per tutti i suoni sono riciclati. Ligabue,
ma Ligabue è segretamente un fan di Super Princess Peach, quindi... e quindi lascerà correre. La terra dentro è miele. Che senso la terra dentro? Ok, per complimenti per riconoscere un suono così generico da che gioco proviene. A me sembra semplicemente un Todd. Tipo le rocce dentro la terra, non so. Mi ricordano un po' un Pokémon Diamante e Perla e quelle sezioni dove devi scavare nei sotterranei per trovare le pietre. Forse è oro, sotto il regno dei funghi c'è una miniera d'oro. E questi con la riga sotto e due palline sembrano facce. Ultimo livello di Al Balzo. Poi c'è un Todd su una palla che sonnecchia. Contento lui. Due. Uno. Via. Comunque guardate che sorriso questo sprite del Todd. Proprio contento di essere un Todd. Guardate, è una faccia, palesemente. Questo terreno ha una faccia. Ehi, ciao Zig. Come va? Voilà! Questo minigioco vince la... il premio per la difficulty spike più strana, avendo il livello 4... no, cos'era, il 6? Il 5, il 6? Impossibile, e gli altri... Franco si era scordata che era ancora in live, male. Per punizione, adesso guarderai un Todd che viene salvato per il fuoco. E... morire nel fuoco. Provo a usare lo stilo. Vai! Ok, inizia! Bella la bocca di Bowser, larghissima, sul timer. Dai, palesemente. Stavo guardando... non la chat, stavo guardando gli asset di sto minigioco che sembrano tantissimo Superstar Saga. Sto usando uno stilo Fujitsu, che era insieme al mio Nintendo DS precedente a questo, che era un Nintendo DS Fujitsu. Questo invece è un Nintendo DS HP. Grazie al timer che si sposta, perché è gentile. Sì, dai, la casa fungo è dritta dritta da Superstar Saga. O Fratelli nel Tempo, non lo so. Non voglio fare spoiler, visto che sono gli streaming in corso. Non so se è più manovrabile così o con uno stilo vero, che è quello che sto usando, ma... sapete, no? Qualcosa nell'occhio. Continuerò anche cieco a streamare per la gloria. La sensazione di uccidere schifo. Beh, no, perché se lo uccido, la tentazione, se lo uccido, poi devo ripetere il livello e quindi dovrei
guardare schifo Todd ancora di più. Speedrun! Attenzione! Le palline spinatine! Ok, bisogna fare attenzione! Todd! Stavo spingendo in giù! E lui no! Lui nope! Ok! Ho ucciso Todd! Come era giusto che fosse! Proprio delicata, eh? Ok, questa è una parte di relax. Poi qualcuno mi spiega che senso ha il fuoco che sputa fuoco. Livello 5. Qui non cambia la... Cosa è successo? Cos'è? Todd è finito. In che pianeta si trova? Invece sta parte mi ricorda i giochi di Spyro per il GBA. Cioè l'unico che ho giocato, ovvero... Spyro Adventure. In inglese Attack of the Rhinox. Non so, per i colori più che altro. Per come è fatto il fuoco. Erano decenti. Attack of the Rhinox? Sì. Credo anche Season of Flame e Season of Ice. Ma non ci ho mai giocato. Invece quello per DS, Shadow Legacy, so che è pessimo. Ecco, se fossero giochi di Mario, porterei quelli dopo Princess Peach. Storm, allarga, diventiamo il Mario and Spyro. Castle. Spyro, no, Spyro, non dirò mai Spyro. Oh, Todd, che fai? Oh, ok. This is a bit stressful. Ah, anche i due giochi crossover tra Spyro e Crash su GBA mi pare che sono pessimi. Spyro Orange, Crash Purple. Poi uno ha un altro nome. Sì, in Europa uno si chiama in un altro modo e non ha più senso il gioco di parole. Spyro Orange e Crash Purple. È un nuovo Spyro classico. Vabbè, lasciamo stare. Parlavo giusto stamattina con Zaki di quanto è... discutibile il Crash nuovo che abbiamo avuto. Ma magari un Spyro nuovo... Sarebbe... No! Todd si è distratto perché pensava a Spyro. Ok, Todd, mi raccomando, so che questo è fuoco ed è viola e quindi pensi a Spyro. Sono rimorto. Non ho capito se era un riferimento a qualcosa, questa frase, o sono troppo stupido per capirlo. Gli stream di Sonic because Sonic, ma porca di quella
È un po' strisciante luogo. Poi le fiamme tra l'altro lampeggiano e quindi danno anche fastidio agli occhietti dopo un po'. Wow! Todd che mangi una mela! Ok, adesso le fiamme sono effettivamente diventate livello supernova, le case distrutte, guardate, guardate le case distrutte, morte, uccise dalle fiamme. Manca solo un Todd carbonizzato da qualche parte. Ma no, sono le case dei Todd insettato. Sono dei funghi che vivono nei funghi. I puffi sono degli esseri blu che vivono nei funghi. Quindi hanno più senso i Todd. Tu non vivi in una casa a forma di persona. A volte è meglio non fare mischiotti tra i vari personaggi. Dipende. Sono buone idee. Tipo, non lo so, Mario Rabbids, io non ci ho giocato, ma è piaciuto a molti. Oh, attenzione, il fuoco è anche un po' curvo, sto fuoco. Anche questo è un po' curvo. Ok, il fuoco velocissimo, impazzito. Guarda come muovi i piedi, Top. Ah, comunque, fatto divertente, ad Amburgo c'era una fiera delle giostre, insomma, e c'erano varie macchinette pesca pupazzi, e niente, c'erano diverse con personaggi di Mario, ho tentato di prenderne senza il minimo successo. Ah sì, spiro senza motivo in Crash Instanti, because fun, perché Activision anche qui. Era già Activision all'epoca? Pare di sì, o era Sierra? Vabbè, comunque. Ma sì, abbiamo Spiro, mettiamocelo. Ultimo livello di Al Fuoco. Ok, questo Todd fa meglio ad arrendersi subito. Che se ti dicessi cosa penso di Crash 4, ecco, questo stream non sarebbe solo demonetizzato, ma sarebbe anche bandito proprio per la quantità di oscenità che mi verrebbe da dire. Quel Todd è morto appena ha pensato a Crash 4. Quindi penso un po' a te. E in settaccio, molti fan di quelli vecchi vecchi è piaciuto, a me assolutamente no. Lo ritengo troppo difficile senza motivo. Però, se vi è piaciuto, sono contento per voi. Non sono riuscito neanche a finirlo io, da quanto poco mi è piaciuto. E sono pochi i giochi che ho abbandonato. Yeah! Sì, diciamo che quelli di Crash 4 hanno detto... L'ho già fatto sto discorso in uno stream... Comunque, hanno detto, vabbè, abbiamo messo le vite infinite, possiamo renderlo ingiusto, impossibile, tanto le vite sono infinite. Ok,
Ultimo minigioco, Rigards a segno. Andiamo, a segno. Qua, questa è palesemente la nave di, del cammino arcobaleno. Ciao Zig, mi raccomando, facci sapere come sono i percorsi nuovi, poi penso che li proverò anch'io. No, Martel Cup. No, Mario! Ho ucciso Mario. No, sta bomba è troppo vicina a Luigi. Per 3, mamma mia. Ed è solo il livello 2. Bene. Bene. Scusate. Mi sono un attimo stiracchiato. Qui siamo dentro il castello e questi Toad stanno tirando sassi dentro casa. Che tutti sanno che non si fa. Ah! Bowserone, esplosione. Ah no, Luigi! Luigi, no! Non sto guardando quanti punti ho. Man, ti prendono in giro con questo spam di Bowser alla fine. Ed è solo il livello 3. Ok. Difficulty spike assurda perché non sto beccando niente. Una perfezione abbastanza assoluta. Cosa è successo? Oh, e adesso li ho raggiunti in un attimo, ok. La differenza di tra colpire un palloncino Malus e non colpirlo. Qua c'è Wispy Woods, quadruplo, salutiamolo. È carino che ogni livello ha uno sfondo diverso. E adesso che l'ho detto cominceranno a riciclarli, sicuramente. Bowser! No, Bowser! 130. Ah, giusti! 130 precisi. E solo 40 monete. Quando puoi ottenerne 777 finendo un livello con un po' di fortuna. Livello 5. Ieri ciclati, evviva!
Ok, ogni livello l'obiettivo è semplicemente più 10. Ok, cos'è questa cosa? Sto vedendo cosa sto dicendo. Che alla fine ti dicono, ma sì, dai, ti riempiono di palloncini così. Se non raggiungi il punteggio, sei davvero. Fai davvero schifo. Diciamolo che fai schifo. Dovrebbe essere come quel minigioco di Twilight Princess in cui più ne colpisci di seguito più aumenta il bonus. Ah, quel Mario è salvo per miracolo. Ma come già il ma seriamente? Oh man. Sempre a livello 5. Che devono... Ma sono random. Prima c'erano due... No, chiuso la finestra. Non ironicamente il resto dello stream, perché una volta finiti i mini... Aia! I minigiochi non è che c'è tanto altro. Come on, ti prego, ti prego! Se li manco perdo punti. Non solo se becco i Mario e i Luigi. Ah, that's a bit shitty. Vabbè, controlliamo. È vero, colpi a vuoto mi diminuiscono il punteggio. Ecco perché facevo così schifo. Che malignità. Ok, ce l'abbiamo fatta. Per un pelo hai ragione. Ora ho molta più ansia, ora che lo so che si perdono punti coi colpi a vuoto. Però hai ragione, così uno non spamma.
Vabbè, non saprò mai. Lo so che devo usare le bombe su Bowser. Fosse facile. Ok. Peong. La faremo. Siamo arrivati fin qui. A proposito di avere la pazienza di un bruco in apnea. Pazienza. Yes, doppio Bowser. Ok. Sta iniziando a sembrarmi molto improbabile di riuscire a fare questo livello. Ma continuiamo. Ma continuiamo. Come si ricomincia? Tasto riprova. Tutti i giochi dovrebbero avere il tasto riprova. Scusate se non leggo, ma... Ok, ci siamo, ce la possiamo fare, non è vero, la mia fiducia di potercela fare è pari allo zero più assoluto. Ma vai a quel... Secondo me la persona che ha creato questo minigioco poi ha lavorato a Crash 4 nel dipartimento complicazione affari semplici. Dai. C'è obiettivamente... Dai, per tre! C'è obiettivamente troppo poco tempo. Così divertente perdere 5 punti per colpire... una cosa da 3.
Ma vai. No, ne ho neanche 100, ma... Scusate. Ok, ok. Adesso si fa sul serio. Io non so come ho fatto da piccolo a fare sta roba. E la possiamo farcela. Dai, se era arrivato a 157 prima, se sto Mario sneva dalle scatole. Così divertente, sono così contento. E io che pensavo che sarebbe durato meno di 2 ore questo stream. Ah, ma guarda un po' te. Ok, adoro come hanno sistemato New York. Circuito Mario 3 è sempre brutto, come tutti i percorsi di Super Mario Kart. Deserto Calimari adesso è meno noioso. Flipper Waluigi, peccato che manchi l'antigravità. Ok, proverò anch'io. Se mai riuscirò a finire questi minigiochi maledetti. Per l'esercito Calimari era divertente fermarsi quando passava il treno. L'equivalente di giocare a GTA rispettando le regole. Sti martellini. Di Martel Cupa, perché esistono, sono odiosi nella realtà, loro, e sono odiosi in forma pallonistica. Ho beccato un mangio. Non so, mi sembra sempre che ci sto giocando da 2 secondi e iniziano già il suono del sta per scadere il tempo. Vabbè, scommetto che i prossimi non saranno così difficili e ci sarà il difficulty spike. Che fastidio perdere 20 punti per colpirne uno da 5.
Oh! Incredibile! Ce l'abbiamo fatta! Ok. Ok, livello 7. Fuck you. Fuck you very, very much. Vediamo un po' l'8, se sarà ancora peggio. Perché il tempo rimane uguale, ma aumenta l'obiettivo. Da Luigi! Luigi! Questo spam di Bowser solo per prenderti per i fondelli, veramente. Dai. Sicuro non ci metto 20 minuti come col 7. Molto utili ste bombe in mezzo ai Mario e ai Luigi. Fratto, i percorsi di Mario Kart sono o se hai l'abbonamento a Switch Online Plus, giusto? O se li compri separatamente, non sono gratuiti. Cinquantatré punti, signore e signori. Meraviglioso. Oh, ragazzi, mamma mia, che dito nel naso sto minigioco. Siamo family friendly, dito nel naso. Ma vai a fare. Hanno migliorato Coconut Mall.
Ma perché non si muovevano prima le auto? Io mi sto veramente stufando, ragazzi, scusate. Vabbè, non importa. Arriviamo alle 5 e poi valutiamo in che stato sono i minigiochi e la mia salute mentale. Non credo tu debba aspettare domani, Franco, se uscivano oggi. Prova a fare l'aggiornamento del gioco. Dal menu dello Switch fai più col cursore sul gioco e fai aggiornamento software. Bombe, ragazzi. Divertente sprecare 20 punti per colpirne uno da 10. Avevo letto prova gratuita a 4 euro. Ho detto se a 4 euro che prova gratuita è. Grazie Bubombe, siete molto utili. Ma vai. Il Luigi che si infila dove non deve. Non posso neanche dire che c'ero vicino perché non è vero. Oh man. Oh man. Dai, mancano solo 3 livelli. La possiamo fare. Fosse
fossero sempre uguali sti livelli, potrei impararmi quando arrivano i palloncini, ma sono casuali. Arrivano le bombe quando non serve, arrivano i Bowser, ci sono sti sprazzi lunghissimi di tempo in cui ci sono solo i Mario e i Luigi sullo schermo. Dai, perché? Grazie Bobomba, che ti eri innamorata del palloncino di Mario, neanche fossi un compagno femminile di Mario 64, di Paper Mario, stavo dicendo, volevo dire. A proposito, non so se c'è Storm in chat, ma volevo fare Obama che smette la medaglia da solo per il video su Ombretta, che è decisamente venuto molto bene. Per se prendevo quel Bowser non ce la facevo, ma quasi. Bello, sprecati 20 punti. Felice. Mario maledetto. Odio. Zacche, ho paura che in questa sfida di Man vs Bullshit vincerà la Bullshit. Maledetti. Voglio un update che diminuisce del 50% la quantità di sti palloncini Mario e Luigi, perché è veramente, veramente esagerata. Ci sono porzioni lunghissime in cui non posso fare niente, perché è pieno solo di palloncini Marus. Bene, se chiudo anche la finestra è ancora meglio. Tipo qua. Cosa dovrei fare? Niente. Poi i palloncini si sovrappongono l'uno con l'altro. E non riesco a colpire le bombe perché c'è davanti qualcos'altro. Voglio davvero fare altri 20 minuti così. Non necessariamente. Domanda di riserva.
Beh, esattamente. Guarda, guarda, guarda! Solo maledetti malus, solo! No, non voglio davvero continuare, però. Non è il touch rotto, è chi ha programmato questo minigioco che. No, 104. Perché hanno dovuto fare che mancarli ti toglie punti? È questo il problema. Chi ha avuto quest'idea che i colpi a vuoto ti tolgono punti? Guarda, guarda, guarda! Va bene, ragazzi. Dai, io continuo fino ai 45 poi. Vabbè, mi spiace chiudere così questi streaming, ma. Beh, almeno guardiamo il lato positivo. Almeno non erano questi i minigiochi pre-boss. Ah, grazie Mario. Bello, ho sprecato una bomba, sono contento. Ragazzi, fa anche caldo, oltre a tutto questo, fa anche caldo. Magari se ci fosse stato qua il mio assistente avrebbe potuto darmi il cambio, ma non c'è. Sì, sono contento di aver fatto prima i puzzle. Altrimenti non li avremmo mai visti. Guarda, guarda, c'è. Ed è andata anche bene questa. Cioè, ne avessi beccati di più alla fine. Grazie, Franco. lo so. Vabbè, dai. Boh, non so, magari nell'hardware originale potevi usare due stili per. Vabbè, senti. 30 secondi sprecati. 20, non 30, ma.
mi sa che dovrà raccontarcelo Fraco che cos'è l'ultimo oggetto da comprare all'Emporio, perché I sure as hell ain't gonna spend another half hour. Grazie Luigi, sono molto utile. Vabbè, quando arriviamo alle 16:50, diciamo, mettiamo quello come limite massimo. E poi mi arrendo. Insomma, non voglio neanche trasformare questo stream in solo questo minigioco e me che mi lamento. Vedete, avrei potuto beccare la bomba e fare un sacco di punti, invece no, perché era davanti agli altri, era dietro agli altri. Potevano fare, non so, i palloncini bomba sono sempre davanti a tutti, ma no, doveva essere random anche quello. Vabbè, dai, arriviamo ai 45. Vabbè, sono le 16:45, dai, ultimissimo tentativo. Perché veramente non se lo merita, non si merita di essere completato sul gioco. Ciao Tony, purtroppo credo che tra un po' chiuderemo. Sono forse al livello successivo rispetto a quello in cui mi hai mollato, ma vedi pure che fare 20 minuti per un livello non è la cosa ideale. Va bene, basta. Ok. Scopriremo in modo indiretto qual è l'ultimo oggetto dell'Emporio. Vai, Fraco. Riveli il segreto. Lo sa anche Zache, dillola, una bevanda che rende le emozioni infinite. Bene, utile quando non c'è più niente da fare nel gioco, devo dire. Prevedibile. Va bene ragazzi, mi dispiace aver finito in questo modo, ma insomma, allora, miei cari, io vi ringrazio di avermi seguito in questa mia prima avventura da streamer, ve lo dico con questo sottofondo. Sì, faremo il raid tra poco. E niente, ringrazio soprattutto Fraco per i suoi consigli, il suo aiuto.
E niente. Noi, voi, se volete seguirci, metto la best canzone, hai ragione. Se volete seguirci alle 21.30, il nostro Ittio porterà gli ultimi percorsi in Mario Kart. Di riprendere, cioè di rifare quel minigioco, paura di no. Quindi ci rivedremo al prossimo gioco. C'è Lethaling Live, ottimo, grazie Francis. Concludiamo in bellezza almeno con quello. Bueno, io vi ringrazio nuovamente per avermi seguito, non solo oggi ma anche le volte passate, e arrivederci.